Siamo qui con Roberto Quaranta, presidente del comitato organizzatore di Smart Expo Ambiente Mediterraneo. Ecco, ci illustra quali sono gli obiettivi dell'iniziativa e da dove nasce, insomma, l'idea per un evento del genere. Allora, questa innanzitutto è la prima tappa di un percorso che vogliamo fare di incontri, convegni, tavole rotonde sul tema della green economy. Quindi noi in questa occasione, giovedì e venerdì 11 e 12 settembre, parleremo di logistica smart, di efficienza energetica, di gestione e valorizzazione dei rifiuti e di edilizia sostenibile, alcuni dei temi della green economy. La nostra idea è continuare in questo percorso sul nostro territorio, sul territorio campano, perché oltre a parlare di quelle che sono le opportunità legate alla green economy, anche per la ripresa economica del territorio stesso, è importante anche che si inizi a dare la possibilità che questi eventi vengano organizzati sul nostro territorio. Quindi valorizzazione del territorio, valorizzazione del tema della green economy come tema per una ripresa economica delle piccole e medie imprese. E un altro elemento importante di cui vogliamo parlare è quello del sistema di aggregazione, di rete, perché oggi in un territorio come il nostro, che è fatto di piccole imprese, aggregarsi diventa un elemento fondamentale per poter essere più impattante sui mercati sia nazionali che esteri.